Ce symposium que nous ouvrons maintenant, Perché la photogrammetria? Pourquoi la photogrammétrie? Ça peut paraître curieux pour quelque chose qui existe maintenant depuis, disons, 150 ans, et qu'on soit toujours à se demander pourquoi faire de la photogrammétrie. Surtout si l'on pense que les tout premiers travaux de la toute nouvelle photogrammétrie qui se sont faits vers 1850, il n'était pas pour la topographie, mais pour l'architecture. Les tout premiers relevés photogrammétriques qui ont existé, disons 10 ou 15 ans après l'invention de la photographie, est apparue la notion de photogrammétrie, qui ne s'appelait pas photogrammétrie, mais peu importe. Et les tout premiers travaux ont été effectués, les premiers essais, les premières recherches sur des monuments, et non pas pour la topographie. Mais si l'on considère la situation actuelle des applications de la photogrammétrie, disons patrimoine architectural, on peut effectivement se demander pourquoi faire de la photogrammétrie. Alors, moi qui suis non pas le père, comme dit mon ami et voisin de la photogrammétrie architecturale, plutôt le grand-père, et la réponse est que c'est assez décevant et que finalement la photogrammétrie, les relevés photogrammétriques n'ont pas encore vraiment réussi à s'imposer dans le domaine de la conservation et de la restauration des monuments. Nous avions pourtant fondé un comité international spécialisé dans ce domaine qui s'appelle le CIPA, le CIPA, autrement dit Comité international de photogrammétrie architecturale. Et pour les plus jeunes d'entre vous, je crois que... Nel 1968, a seguito di due importanti riunioni dell'ICOMOS, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, e del DSP, Società Internazionale di Fotogrammetria, si decise di costituire un Comitato Internazionale di Fotogrammetria Architettonica, di cui fu presidente l'ingegner Maurice Corbonel, che qui vediamo in un nostro convegno del 2004. L'organismo si riunì per la prima volta nel 1970 ed emise una serie di normative abbastanza interessanti finalizzate alla documentazione dei monumenti soggetti a rischio con una dovuta precedenza. Fu organizzata una rete di corrispondenti del CIPA, nel senso che da ogni paese venivano inviate, fece un'indagine sulle apparecchiature esistenti, sui lavori che si erano stati fatti con la fotogrammetria, sulle tecniche adoperate e sui corsi di formazione. Alla prima riunione del 69 a Praga partecipò anche il professor Raffaele De Vita per conto dell'Italia, che faceva parte della sezione stereofotogrammetrica per rilievo dei monumenti e ambienti urbani dell'Istituto di Architettura Urbanistica di Bari. E fu tra coloro che proposero la finalizzazione del rilievo. Infatti, se diamo uno sguardo, intanto vediamo il bollettino del CIPA, un estratto che veniva inviato a tutti i corrispondenti e dove venivano riportate nazione per nazione le apparecchiature in dotazione ai vari organismi che operavano nel settore, le tecniche e in particolare alcuni lavori eseguiti. E qua vediamo, l'abbiamo già visto prima nel precedente DVD, il rilievo del castello di Conversano, che fu tra i primi lavori fatti a Bari. Il problema, si decise persino di avviare due archivi di lastre separate, in maniera da posti in luoghi differenti, in maniera da garantire
una sicurezza per questi stessi archivi. In realtà l'archivio internazionale di fotogrammi non è stato mai attuato e i motivi erano tanti. In primo luogo c'è il problema del non c'era uniformità di apparecchiature, ognuno utilizzava quello che aveva. E a Bari avevamo un prototipo, autografo Vilda 2, Corpi Trend, come abbiamo visto nel DVD delle riprese. Il formato era 10-15 ed era a lastre addirittura, non c'erano, quindi già il discorso di duplicare delle lastre era non tanto economico. E poi queste lastre sono finite in un archivio che non poteva restituirle perché in sostanza non aveva l'apparecchiatura idonea. Le apparecchiature in luogo più note, più usate erano quelle della Wild, con la camera astrometrica, la monocamera e quella della Zeiss. In più c'era il discorso dell'impossibilità di utilizzare i fotogrammi da parte di tutti, se non dalle ditte che avevano effettuato le riprese, e già questo scoraggiava parecchio. In più c'era il discorso di fondo che non tutti accettavano ancora la fotogrammetria, per cui questa documentazione sarebbe stata destinata ai posteri e forse oggi l'avremmo potuto utilizzare se raccogliendo nei vari archivi tutti i fotogrammi.